Jackie era una donna che amava le parole. Nel corso della sua vita ha scritto centinaia di note, lettere, storie e saggi molto intriganti. Attraverso le sue parole possiamo entrare nella sua mente e scoprire la donna dietro il personaggio che interpretava di fronte al mondo. In una lettera al suo amico, padre Leonard, Jackie condivise la passione per il mondo editoriale. Caro padre Leonard, finalmente ho un lavoro. Per il Times Herald, su una rivista che temo sia troppo reazionaria e scandalistica. Però i miei colleghi sono le persone più gentili e stravaganti che abbia mai incontrato. Sono innamorata del mondo editoriale. È pieno di diamanti allo stato grezzo. Il mio nome compare in una colonna. Jacqueline Bouvier, la curiosa fotografa, si aggira per le strade con la sua fotocamera da 20 kg di cui non sa nulla, se non come premere il tasto per scattare. Andava in strada a fotografare le persone e a fare loro delle domande, che oggi potremmo considerare premonitrici. Una volta chiedeva: vorrebbe che suo figlio diventasse presidente? Oppure, quale first lady avrebbe voluto essere? Era incredibile che ponesse certe domande. Dimostra che Jackie non era quella che la gente si aspettava. Continuava a dire che voleva scrivere, che voleva fare la scrittrice. E quando le chiesero a quali argomenti fosse interessata, se volesse occuparsi di cronaca cittadina, di politica, di alta società, quali fossero i suoi veri interessi, lei rispose che voleva occuparsi di tutto.